questo caffè con, e con loro Giuliano Cazzone, diceva adesso Claudio Velardi, questa però è un'opinione personale sua e mia, potete pensarla al contrario, o chi dice la verità, con molte verità, in un panorama che riguarda appunto i temi del lavoro, delle riforme vere e presunte, che sembra essere tutto quanto abbastanza opaco o unanime, nonostante quegli scontri che si verificano. Voi avete davanti a voi questa mattina una persona che è già molto avanti con gli anni, con tante cose nella vita, però che è particolarmente deluso. Più che critico, arrabbiato, è deluso. Lui è deluso dall'aver scoperto che fiori di intellettuali, di professori molto quotati, molto, molto supportati, che fanno parte di un governo nel quale io avevo riposto e continuo a riporre anche molta fiducia, quando affrontano le problematiche del mercato del lavoro si orientano sulla base dei luoghi comuni che vedono in televisione, nei talk show. Crede che in quella che io chiamo la scorciatoia normativa, che è sufficiente una norma per cambiare la realtà, che i posti di lavoro le facciano le leggi, che i posti di lavoro buoni siano fatti sulla base delle leggi e basta, e poi tutto il resto non conta. Il mio partito, nelle espressioni almeno più lucide, si sostiene questo, ecco, sulla questione del lavoro, che c'è un compromesso che non piace, un compromesso tra minore flessibilità in entrata e minore rigidità in uscita, che è un po' squilibrato, diciamo, sul versante della flessibilità in entrata. Il mio partito dice che il compromesso è questo, va avanti così, lo sbaglio è stato non farlo per decreto, perché si sono fatte tante altre cose per decreto, le cose che magari dispiacevano più a noi, e non si capisce perché in questa cosa che dispiace alla sinistra non ci sia usato il decreto legge. Questa è un pochino la posizione, no? E io invece sostengo che per fortuna che queste cose non sono fatte per decreto, perché giudicando io tanto negative avremmo meno possibilità di cambiare. Io sono assolutamente convinto, sono disposto a scommettere con uno di voi, che fino a quando tutto il mondo, no, discute solo dell'articolo 18, dando per scontato tutto il resto, alla fine la questione della soluzione alla tedesca, anche per la questione del licenziamento economico, alla fine passerà. La soluzione tedesca è che il giudice sceglie, decide se applicare il range o applicare l'indennizzo. In realtà, se voi vedete come è scritto nel documento, il giudice non ha nessuna libertà di scelta, perché ammesso che comunque il giudice fosse uno che non fosse orientato nei confronti dei lavoratori, voi vedete che c'è nel campo del licenziamento disciplinare una parte dove si verificano, diciamo, certe fattispecie in cui il giudice è tenuto a ordinare la integra. È un'altra parte invece dove il giudice ha libertà d'azione, però in buona sostanza c'è una demarcazione dei campi, per cui anche questa facoltà del giudice di essere più flessibile è assolutamente teorica. Per esempio, guardate la questione dell'apprendistato. Tutti dicono viva l'apprendistato, no? Bene, è previsto che se un datore di lavoro ogni volta che fa una covata di apprendisti non ne assume meno la metà, a prescindere, no, non ne assume nemmeno la metà, e in buona sostanza a questo in futuro gli sono preclusi diciamo, di ricorrere all'apprendistato. Allora io mi domando se questo non è imponibile di manodopera, se questo non si chiama imponibile di manodopera, come pure io mi domando perché un contratto di lavoro a termine dovrebbe costare di più, oltre al costo commerciale, per esempio dalla somministrazione, perché un contratto a termine dovrebbe costare di più per l'assunzione a tempo indeterminato. Cioè, in tutta questa cosa c'è una idea di una flessibilità cattiva, di imprenditori fraudolenti, di un pregiudizio di flessibilità cattiva e di imprenditori fraudolenti che devono dimostrare invece di non esserlo, soprattutto per un datore di lavoro, un imprenditore piccolo,
per il quale si pone il problema di avere a che fare con l'ispettorato del lavoro, di dare con l'INPS, insomma, di dare delle prove. Noi oggi ci stiamo tutti spandendo delle grandi lacrime per questo edile che si è bruciato in piazza Bologna, no? Bene, noi siamo dentro una campagna mediatica in cui tutti gli edili, tutti gli imprenditori edili, tutti i lavoratori autonomi sono evasori. Il 19 marzo, quando si è celebrato il 10° anniversario della morte di Marco Biagi, la vedova, parlando con, che è una biologa, ma parlando con degli studenti di scuola superiore a Bologna, ha detto una cosa che secondo me coglie il vero significato della battaglia di suo marito e anche del problema che oggi ha il mercato del lavoro. Dice, no, riferito a suo marito, era consapevole che la società si stava trasformando e che un lavoro per tutta la vita, allo stesso tempo indeterminato, sarebbe stata una cosa praticamente impossibile, sarebbe arrivata tardi nella vita delle persone. Avevo in mente che bisogna difendere i lavori brevi. Purtroppo ci sarà questa precarietà, diceva Marco, però dobbiamo renderla una precarietà protetta, fare in modo che le persone che non hanno un lavoro protetto abbiano anche dei diritti, siano protette, che una persona non trovi solo un lavoro in nero. Secondo me qui c'è una lezione di diritto del lavoro fondamentale, eccezionale, no? Perché la riunificazione del mercato del lavoro in una situazione nella quale la flessibilità è una condizione dell'organizzazione delle imprese esiste ovunque, no? O più o meno, si fa sul versante degli ammortizzatori sociali, cioè dando delle tutele, delle protezioni previdenziali e sociali anche a chi non è lavoratore a tempo indeterminato. Non lo si porta forzatamente dentro un rapporto di lavoro a tempo indeterminato perché abbia delle tutele. Cosa fa questo governo? Non è colpa sua, perché in realtà soldi non ce ne sono, no? Risorse non ce ne sono, però riduce le tutele con stamenate dell'ASPI, nostra invenzione tutta c'era nell'ottica dell'ASPI, però mi dite cosa c'è di universale in questa proposta, chi è, chi non ha nulla, cioè l'unica cosa che c'è una protezione, diciamo, forse per le piccole imprese, forse, no? Ma per esempio i Cococò sono quelli che finanziano la riforma, perché la loro aliquota viene portata al 33% ad andare al 2018. Sono quelli che finanziano le cose, sono quelli che si tengono la una tantum che gli ha dato Sacconi, perché l'unica prestazione che gli rimane è l'una tantum di Sacconi. Ah, non so se vi sarete accorti che è scoppiato questo problema degli esodati. Allora, secondo me anche in questo caso si sta facendo una grande confusione, perché pare che siano 350.000 persone che non sanno dove batte la testa. In realtà le norme tutelano queste persone. Il problema è che si è scoperto che sono 357.000 coperti dalle norme, ma non sono coperti finanziariamente. Nel decreto mille proroghe, di fronte alla spinta dei partiti che ponevano la questione degli esodati, si sono infilati questi esodati, che era anche difficile sapere quanto fossero, dentro le norme che erano state predisposte per i lavoratori in mobilità, senza cambiare la copertura finanziaria. Domanda, ma non si poteva, non era il caso di fare allora una riforma più mirata a cogliere i buchi che c'erano e meno severa di quella che è stata fatta? Perché non ha molto senso vendere in Europa una riforma severissima che poi lascia scoperte 350, che non si applica a 350.000 persone, perché a queste 350.000 persone si continuano a applicare le vecchie regole. Quindi, insomma, mi pare che un po' di pasticci questo governo li abbia fatti e continui a farli. Grazie. Vi do la parola, vi chiedo di presentarvi e di essere sintetici nelle domande o negli interventi. Tema annoso della doppia previdenza obbligatoria, in quanto noi siamo obbligati. Da parte c'è un mercato in evoluzione, un mondo che va verso il cambiamento regolare. Non che sia una centralizzazione un po' dei servizi, volevamo la sua opinione. Uno dei problemi del welfare attuale è proprio il fatto che si è messi in cassa integrazione con... Vogliamo vedere quelle che superano i 100 dipendenti, cioè quelle che possono dirsi e avere una struttura modellamento. Ovviamente adesso c'è immobilismo, le aziende sono ferme, non si muovono, non c'è. Perché in Italia le ragioni dell'impresa non sono del tutto ignote?
mentre invece abbiamo avuto tassi di disoccupazione molto importante, molto notevole su, per quanto riguarda i contratti a termine, per quanto riguarda queste cose. Bene, grazie veramente a Cazzola e a tutti quanti gli altri. C'è ancora del caffè e le zombie.